3, 2, 1, in ritardo di 4 minuti, 3 minuti, 3 minuti e qualche secondo. ADC Live, ben ritrovati. Oggi parliamo di professori che esigono i pappagalli. E per pappagalli intendo il fatto di ripetere a memoria esattamente quello che i professori hanno detto a lezione. Una cosa veramente disdicevole. E questa live mi è stata suggerita... Nel ah, frattempo... Ok, è passato un pappagallo. Questa è una cosa terribile, trash, che io e Ari abbiamo deciso di fare. Ma eh, questa live parte... Chiaramente, dal suggerimento di Marco, Marco Licuori, che su Facebook mi ha proprio scritto uh, questa cosa e mi ha chiesto di parlare di tutto questo. A noi è piaciuto il tema e quindi abbiamo deciso di parlare insieme di che cosa succede quando il professore vuole il discorsetto a memoria. Voglio sentire le vostre opinioni in materia, le vostre storie di professori che volevano esattamente le parole che loro ripetevano in classe. Ne discutiamo insieme, ma prima, sigla. Eccoci, 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 salutiamo uh, Ettore, Vitella Studenti, Bigo, Alessio, abbiamo Daniele, Vittoria, Noemi. Noemi dice: Siamo sempre qui nonostante il caldo, grandissimi, grandissimi. Guardate che, che, che faccia uh, distrutta dall'umidità! Dall oh, ciao a Andrew, uh, ciao a Simone che ride della mia descrizione che ho scritto. Uh, va bene, ok, ok, fantastico tema. Uh, ok, ok, come un prof di matematica, oh, benissimo, sto iniziando a leggere il tuo manuale gratuito di e questa è una cosa che ci fa molto, molto, molto piacere. Allora, da dove dobbiamo partire? Dobbiamo partire da quello di cui io parlo tutti i santi giorni nei miei video qui eh, su YouTube, su Facebook e in tutti i canali social possibili e immaginabili, e cioè che lo studio parte dalla comprensione, che bisogna approfondire, che bisogna rielaborare, che bisogna sapere esprimere a parole proprie, che bisogna mh, trasformare le informazioni e non limitarsi a essere dei ripetitori di informazioni, eccetera, 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 eccetera. Questa che è una verità inconfutabile, cioè lo studio è trasformare informazioni e eh, assorbirle per poi ritirarle fuori da noi modificate. Questa allora, questo è una cosa su cui non accetto discussioni, va bene? In ogni caso, quello che accade è che nonostante questa verità nel frattempo uh, ci, sono, um, ci sono un sacco di persone che dicono che fa caldo, e, ed è giusto, giustissimo. Ho lasciato acceso anche il condizionatore. Dicevo, dicevo nonostante ci sia questa, questa verità assoluta, al tempo stesso è vero anche che esistono dei professori. Sia alle scuole superiori, in generale, sia, forse di più, all'università. Dario ha spento il condizionatore. Non era un, un sottile cosa per fartelo spegnere, in realtà gradivo che fosse acceso, ma comunque... Ormai è spento. E, um, ci sono professori che ignorano tutto questo e mm, esigono. Eh, ah, c'è scritto esogono invece che esigono nel, nel titolo della live, Darius. Dopo, dopo cambialo. Vabbè, allora, pazienza, per il momento eh, rimane così. E, mm, esigono per il, o esogono o esagono a seconda di, <ride> della situazione che il um, l'esaminando. Il verificando, l'interrogando, cioè il vario, il vario studente assortito, prenda ciò che a lezione è stato detto, o ciò che alla peggio uh, è stato mh, letto sul libro, e lo ripeta esattamente con quelle parole, in quell'ordine, in quel modo lì. Ok? Partiamo. Dalla premessa solita, la premessa che il professore che si comporta in questo modo è un imbecille, e questo lo sappiamo, lo abbiamo già detto: perché va contro a tutto quello che è il senso dello studiare, no? Se l'unica cosa che, che trovi sensata nello studio è eh, fare da specchio riflesso, allora bastava prendere un registratore ed era uguale, no? Quindi vabbè, il professore è imbecille, e fin qua. Perché? Perché ci tiene particolarmente a che vengano ripetute esattamente le stesse cose come esattamente le ha dette lui, così. in parte per l'ego. Cioè, professori, ne abbiamo parlato anche nell'altra live. Al professore piace no? piace che gli vengano ripetute le cose mh, esattamente come lui le sente, come lui le esprime. No? anche io effettivamente, quando poi mi arrivano gli studenti, mi ripetono il pacrar a memoria, mi, fanno, mi usano gli stessi esempi, eccetera, eccetera, ehm, mi fa piacere, è inutile che, che ce la raccontiamo. Quindi in parte è l'ego, in parte è a volte la fissazione su degli specifici aspetti della materia, ok? Quindi generalmente sono queste due le motivazioni. O professore egomaniaco, mh? o il fatto che in questa materia ci siano delle, eh, come dire, diverse interpretazioni, diverse teorie, in 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 più che teorie, ipotesi in competizione, diversi punti di vista, ecco. E il professore rappresentante, o la professoressa, chiaramente rappresentante di una di queste correnti, mm? ce l'ha con tutte le altre. E quindi, nonostante il manuale dica A, il professore e la professoressa, l'insegnante fanno parte delle, della uh, corrente B, e quindi vogliono B. Mm? Ok. Allora siamo qui riuniti oggi. Siamo qui riuniti. Oggi. Sembra quasi una roba religiosa. Mm? religiosa. Siamo qui riuniti oggi. Per capire come fare, come affrontare questo tipo di situazione, la situazione pappagallesca. Noi, pap a noi i pappagalli non piacciono, tuttavia, se siamo in una struttura nella quale viene richiesto il pappagallo, dovremmo capire eh, come adattarci alla situazione, come mh, creare il contesto per, poterlo, eh, per poter superare comunque l'esame, per superare la verifica, superare l'interrogazione. Allora. La prima primissima cosa, il primissimo consiglio che vi do è proprio quello di individuare quale di quelle due alternative di cui abbiamo parlato sia c'è qualcuno che chiama il pappagallo. Dario, fai passare il pappagallo. Fa passare un pappagallo. Vediamo? Un, un pappagallo generico? Un pappagallo generico? Diverso. Anche diverso? Sì. Un pappaga... Hai pappa... Quanti pappagalli? Ah c'è un <ride> io non li ho ancora visti, vabbè. questo è un. <ride> Ah oh, signore, è la cosa più bella che io abbia mai visto. Comunque, eh, c'ho il pappagallo di qua e va bene. Um, comunque dicevo, mm, è, è, mi distrae questa cosa. Eh, dicevo, il, um, il primo punto è capire per quale motivo il professore, come abbiamo detto, voglia il pappagallo. Quindi le due opzioni, egomaniaco o... Um, diverse teorie in competizione, perché a seconda di, qual di quale delle due è, adotteremo delle strategie diverse. Parliamo prima di tutto di quella più semplice, cioè quella più semplice è che il professore sia appunto l'esponente di una certa teoria e il libro vada contro questa teoria. Ecco, allora, in quel caso, possiamo preoccuparci meno dell'aspetto espositivo, dell'uso delle singole parole, eccetera, eccetera, ah. ma... Dovremmo occuparci molto invece di sottolineare per il professore, per l'insegnante, la differenza tra la sua posizione e le altre. Quindi il consiglio strategico, tattico, subdolo che vi do oggi oggi facciamo proprio manipolazione mentale, PNL, roba. sto scherzando, chiaramente. PNL pseudoscienza, basta. Mm, è quello quindi di rispondere alla domanda con ciò che il professore ha detto la sua teoria, ma magari rendere conto anche delle altre teorie. E quindi dire sì, la situazione è questa, ci sono varie opzioni, quella che eh, è ritenuta la migliore è, è tac, e lì ci si segna quella che è la, la visione del professore. Naturalmente perché tutto questo sia possibile, ma um, diciamo a monte, per affrontare un professore che richiede il pappagallo, a monte la frequenza delle lezioni diventa un imperativo. Se voi avete un professore che eh, esige no, il, il, il verbo sacro che è uscito dalla sua bocca, andare a lezione diventa mh, quasi un obbligo al 100%. Dovete andarci perché a lezione vi permette, eh, attraverso la presa degli appunti consapevole, di segnarvi parole chiave specifiche usate da lui, mh? di segnarvi l'ordine con cui lui tratta gli argomenti. Tutte cose lui... Mh, mi viene in mente sempre un lui a pensare a questa cosa perché nella mia esperienza ho professori di questo tipo, li ho beccati sempre maschi, più, più, più boriosi, e vabbè, quindi mi viene in mente lui, ma può essere tranquillamente anche una professoressa. E quindi l'andare a prendere appunti in classe è, uh, è un prerequisito. È sempre bene prendere appunti, in questo caso ancora di più. Tra l'altro, altro, altro elemento, uno dei rischi, una delle cose che viene subito in mente a chi... Uh, affronta dei professori di questo tipo, degli insegnanti di questo tipo, è dire, allora registro, allora sbobino. Mm? No, errore, 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 errore. Avere un professore così non giustifica comunque la sbobina, non giustifica comunque il registratore. Perché? Perché anche se tu registri, arriverà comunque il momento in cui a casa, da solo, riascoltandoti, Dovrai schematizzare, dovrai prendere appunti. Dovrai... Non è che puoi riascoltare la cassetta virtuale. Adesso non ci sono più le cassette, Dario. Guarda che vecchio che sono, Dario. Io penso ancora alle cassettine del registratore, del Mangianastri. Vabbè. Guardate, che io sono abbastanza vecchio da ricordarmi, il Walkman con le cassette, eh? Siamo a perdere, siamo a perdere. Non lo mai... Io ero già, avevo già il CD quando ero piccolo, però a casa mia c'era il Walkman con le cassette. Vabbè. Comunque. Ehm, sono veramente vecchio. Questo è un altro discorso. Ehm, dicevo: arriva il momento in cui tu ti devi ascoltare. Non è che puoi riascoltarti questo nastro all'infinito sperando di impararlo a memoria, parola per parola. Non succederà. Tu puoi essere anche il campione del mondo di tecniche di memoria. Puoi essere anche Andrea Muzzi, il re dei pappagalli. Mi ucciderà se vedrà questa live che saprà che l'ho chiamato così. Puoi essere anche il mnemonista definitivo, Vanni De Luca, l'uomo che sa a memoria la Divina Commedia, ma... Non imparerai a memoria tutte le lezioni del professore. Ok? Non succederà. B. Registrare a lezione per poi a casa rischematizzare rifare i tuoi schemi. È la stessa cosa che farlo direttamente a lezione la prima volta. Ok? La registrazione alle lezioni, come ho spiegato in altre live... È ammissibile solo in casi molto specifici. Non ci posso andare a lezione. Eh, e allora va bene. Il professore è talmente rapido, talmente veloce, talmente confusionario che non si riesce a stargli dietro. E allora vabbè, ci sono delle, ci sono delle eccezioni. Ma in generale non è una buona idea. Bene. Quindi torniamo indietro. Eh, mh, ricapitolo perché mi sono un po' incasinato con la mia scaletta mentale. Dicevo. Prerequisito, andare a lezione, prendere appunti correttamente, segnarsi le parole chiave, segnarsi il linguaggio specifico che ha usato l'insegnante, segnarsi le teorie specifiche che ha espresso, segnarsi l'ordine in cui sono state espresse, eccetera. Poi, punto, quindi questo è il punto zero. Punto numero uno, determinare perché il professore voglia le sue parole. Due opzioni principali, egomaniaco o eh, rappresentante di una ehm, corrente all'interno della sua materia. Se rappresentante della sua corrente, la strategia migliore non è concentrarsi sull'imparare a memoria le singole parole, ma sul um, rappresentare nelle vostre risposte anche le altre um, teorie concorrenti, ipotesi concorrenti, le altre correnti nella materia, e poi mostrare che avete capito: nel frattempo sono andato fuori fuoco per qualche motivo, avete capito che si predilige la visione dell'insegnante. Mm? Questo è il. il um, la strategia da adottare quando abbiamo il rappresentante della cosa. Quindi per esempio che ne so eh, voi studiate mh, sintassi va bene perché siete dei linguisti penso nessuno sia un linguista nel, nel, nella vita. Avete il professore che ce l'ha con uh, Chomsky e non gli piace l'approccio chomskiano alla sintassi, mm, non gli piace il concetto di periferia sinistra, non gli piace quella roba lì, non, non, non va bene, e allora è stupido, no, certo perché se va contro Chomsky sicuramente eh, non gli piace, che ne so, X barra, non, non, non gli piace quella roba lì, eh, voi dite c'è cioè X barra, dopodiché è sbagliato, no? O gli mostrate quali sono le altre, le altre opzioni, va bene? Per fare un esempio stupido: tra l'altro, non studio sintassi da 200 anni quindi non ricordo minimamente, cioè ricordo robe vecchie. X Bar è una roba vecchissima. Le, le, le nuove frontiere della sintassi, eh, non le ho studiate quindi non ci siamo. Bene, cosa succede invece? Dopo arrivo alle vostre domande, e che sono tanto, sono tutte, sono tutti commenti su quanto è bello quel pappagallo. Quindi vabbè, oggi proprio. Eh? un altro pappagallo anche questo va bene va bene Dario si diverte come un bambino ma la cosa bella è che anch'io mi diverto come un bambino se il professore invece è un ego maniaco la questione è peggiore perché il punto lì è che al professore piace proprio sentire le proprie parole mm. allora a questo punto vale la pena prestare particolare attenzione quando ricavate le parole chiave dagli appunti proprio sul lessico specifico che usa il professore attenzione Quindi questo è un passaggio chiave non potete aspettarvi da voi stessi, perché è irrealistico, la ripetizione perfetta. Non c'è. Non solo, ma se anche si fosse, per ottenerla dovreste passare le vostre giornate a rifare il discorsetto a memoria. Improponibile. Dovete studiare, magari avete anche altri esami contemporaneamente, magari avete altre verifiche se siete a scuola, eccetera. Non potete passare le vostre giornate davanti allo specchio a recitare la risposta alle domande del professore di fisiologia. Non. non... Non è così. Mm? Quindi, quindi mi, segno. mi segno le parole specifiche, mi, mi segno il lessico specifico mm? che rende la risposta a quella domanda buona per il professore. Mi segno anche un'altra cosa importante, la sequenza specifica con cui vuole che siano disposte le informazioni, perché molto spesso il professore egomaniaco non si concentra esclusivamente sulla sul lessico puro, sulla parola detta come la vuole lui. Quello è importante, ma sicuramente gli importa anche che se ti fa una domanda di un certo tipo tu gli illustri la risposta così come lui la pensa, con la stessa struttura mentale che, um, che lui ha. No? È un po' come dire, sapete che quando io um, mi insegno a schematizzare, no? dico sempre che lo schema non va passato agli altri, va fa, fa, creato in prima persona perché, perché lo schema riflette... Il modo di pensare che abbiamo sull'argomento ed è quindi diverso da persona a persona. Ecco, voi dovete capire qual è lo schema del professore mentale e riprodurlo. Dov'è che subentra la memoria e la tecnica di memoria? Perché dire, lo so che è lì che volete arrivare. Innanzitutto, se volete imparare le tecniche di memoria, approfittate dello sconto Marcello Ascani su Mnemonica, costa 150 euro in meno. Insomma, andatela a vedere, ci sono i link qui sotto. È il più bello del mondo sulle tecniche di memoria, quindi vabbè. Dove rientrano? In due, due sistemi rientrano le tecniche di memoria in tutto questo. I termini tecnici, specifici, lessicali, feticcio del vostro professore, vanno trattati a quel punto come se fossero un, um, una formula, un codice, un numero, imparati a memoria e usati, ok? Allora lì in quel caso cosa potete fare? Li imparate a memoria e poi vi allenate all'interno delle vostre risposte, del vostro testing, delle vostre simulazioni, eccetera, a inserire quei termini nel modo corretto. Una cosa che potete fare se realizzate delle flashcards, cioè delle, dei bigliettini con le domande, è disegnarvi sul retro del bigliettino le parole chiave che dovete toccare assolutamente. E in questo caso anche le, qui le tecniche di memoria possono entrare in gioco. L'altro punto su cui tornano utili le tecniche di memoria, e nello specifico più di tutte il palazzo della memoria, la tecnica dei loci, è proprio nella sequenza di esposizione. Allora voi vi inserite all'interno del vostro palazzo della memoria, dei vostri loci, ciceroniani, gli step della definizione, gli step della risposta, gli step con cui viene presentato quell'argomento, replicando la stessa struttura che avevate preso negli appunti. Questo ci porta a pensare che un ottimo modo di prendere appunti con il professore cane egomaniaco è di seguire un ordine rigidamente temporale. Quindi segnatevi esattamente che cosa dice prima, cosa dopo, pa in fila. Ok? Attenzione, arrivati a questo punto della live, voglio fare un, una precisazione. Tutto questo non è una buona cosa. Tutto questo non è positivo per lo studio. Tutto questo è una menata che non dovrebbe esistere. Ok? Noi qui stiamo cercando di mettere una uh, pezza su un buco che ha la forma dell'incompetenza della persona che vi sta davanti. Non, non io, il professore. Mm. È quindi un'estrema misura. Non è qualcosa che fa parte del metodo di studio, che io consiglio, che io vi dico sì, fatelo perché è buono. No, no, no. no. Questa è l'ultima risorsa quando il vostro professore è talmente un idiota che se non gli ridite parola per parola come pappagalli quello che state facendo, l'esame non lo passate. Ok? Quindi è una roba non una roba positiva. Potete scegliere anche l'altro approccio. Hm? Potete anche scegliere l'altro approccio. E l'altro approccio è: ne... <ride> è tornato il pappagallo, <ride> è tornato il pappagallo, ci fa ci salute, lo saluti. dov'è? Eh, Sbaglio sempre. Eccolo qua. Eccolo qui. Bene. Um, L'altra strada è quella dell'infischiarvene di tutto questo. E di dire: no, mi rifiuto, mi rifiuto di imparare a memoria come un pappagallo. Non sono un pappagallo, sono un essere umano, ho un cervello, sono fatto per capirle le cose, per rielaborarle le cose, per farle mie le cose, non per ripetere a te quello che vuoi sentirti dire. E quindi scelgo l'altra strada. Io, quest'altra strada, la strada del, del contrasto, eticamente, moralmente, la approvo. Mi piacete, siete dei guerrieri del. Mm, della, della sapienza, siete dei donkey shot eh, del, contro il mulino a vento dell'incompetenza dei professori. Benissimo. Siate pronti però alle conseguenze. Sappiate che due saranno le conseguenze principali. Uno, che non vi è permesso sbagliare niente. Cioè a quel punto se voi scegliete di non ripetere perfettamente quello che il professore ha detto, se lui lo vuole, quantomeno ciò che di sistema di CV aiuta sicuramente a essere preparati quantomeno ciò che dite deve essere impeccabile cioè ciò che dite deve la vostra preparazione deve essere inattaccabile cosa che dovrebbe essere sempre naturalmente ma meglio due dovete essere pronti al fatto che con grande probabilità l'esame lo passerete perché quando uno è preparato in maniera di ferro raramente non passa l'esame però probabilmente avrete un, un voto inferiore. C'era una mia studentessa, Maria Cristina, che, eh, con cui discutevo proprio l'altro giorno, eh, lei è in sistema DC eccetera, eccetera, ha preparato un esame di diritto, e la ragazza prima di lei ha ripetuto appunto al professore esattamente parola per parola quello che voleva sentirsi dire, e ha preso 30. Lei è nata lì, ha detto le cose come lei le aveva capite, le ha spiegate in maniera perfetta, eccetera, eccetera, ha preso 27. Ha ricevuto anche i complimenti del professore che gli ha detto: Ah, ho visto che lei ha approfondito. Complimenti, eccetera, eccetera, però le ha dato 27. Maria Cristina, questa mia, mia corsista, alunna, allieva, come la volete chiamare, era molto soddisfatta del suo 27 perché sapeva che quel 27 vale di più del 30 dell'altra ragazza, pappagallo. Mm? Però dovete essere pronti al fatto che potreste andare incontro a un voto leggermente inferiore. Questo può succedere. Adesso leggiamo un po' delle cose che mi state scrivendo, perché sennò sproloquio sempre, sempre io. Allora, c'era Bigo che diceva è un dinosauro quel pappagallo. Va bene, troppo carino. Dov'è finito lo squalo? dici, Andrea, lo squalo è andato in pensione, ma tornerà forse un giorno. Lo squalo volante nel nuovo ufficio non c'è lo squalo volante, però, no. Il. La, la verità è che si è rotto. Si è rotto, si è sgonfiato tantissimo e, e quindi si è afflosciato, povero squalo. E non sono più riuscito a, ri, a fargli prendere vita. Ma forse un giorno tornerà. Il pappagallo pio. Um, ok, eccolo qua. Grazie per la live, diceva Marco. Come si chiama Dario su Instagram? Non so neanche se ce l'abbia Instagram. Dario, c'ha Instagram. Il, mio cane il suo cane, il cane di Dario, Primus, ha Instagram. Ti pregherei, Dario, di inserire eh, in chat. Il nome dell'Instagram di Primus così che tutti possano seguirlo. No, penso che non venga aggiornato da, da sai la E allora, seguitelo su Facebook, è Primus Argentium, esatto. eh, un cane, è un corgi. Esatto. Um, è possibile che magari ci cerchi di dare anche una propria visione personale all'argomento, ovviamente argomentandolo correttamente, sì, Alessandro, è quello che dicevo, è la cosa sarebbe auspicabile, <tell> io mi sono spostato, però aspetta, devo. Ok, lasciagli posto. Ehm, la, è la cosa auspicabile, però dobbiamo essere pronti al fatto che se il nostro professore è un matto, ma è egomaniaco, eh, probabilmente il voto sarà inferiore. Okay. Eh, scrivetemi qui sotto le vostre esperienze con i professori di questo tipo. Quando si estingueranno questi professori, le nuove generazioni saranno migliori? Allora, sì, credo che le nuove generazioni siano migliori, però fino a un certo punto. Eh, I professori di questo tipo non saranno mai estinti temo del tutto perché eh, fa parte della natura umana cioè non è una questione di, 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 di età o di è che sì è così la gente si affeziona alle proprie idee si affeziona al proprio modo di, di dirle quelle idee e, e vabbè quindi non so se si estingueranno sicuramente speriamo che si diminuiscano e penso che le nuove generazioni un po migliorino perché c'è un po' l'idea di più del confronto oggi. C'è un po' di meno l'idea della torre d'avorio, no? del, della sapienza che scende, ti dà il suo influsso. Oh, Noemi dice: Ti spiego la mia esperienza con una prof di filosofia. Parla velocissimo. L'unico modo per prendere appunti è tramite parole chiave, che già comunque va bene, magari evidenziando le parti importanti del libro. Ma lei trova sempre mm, errori. Un mio compagno ha provato a registrare un suo discorso, l'ha imparato a memoria e lei gli ha detto che aveva detto tutto in modo sbagliato e gli ha dato 5,5. ,5. Questa professoressa. È una scema, è ovvio. Prendi appunti nel modo migliore possibile, studia nel modo migliore possibile. Purtroppo, purtroppo, abbiamo parlato altre volte, ed è una cosa brutta da dire, però esistono anche le persone che non sono brave a fare il loro lavoro. In tutti i lavori succede questo. Ci sono i videomaker che non sanno fare i video, Dario per fortuna non è uno di questi. Tezio, oh, ti aspettavi, ti aspettavi che... Già per no, no, ti aspettavi... e invece, e invece qui ho fatto il complimento... Um... Ci sono i parettieri che fanno il pane che fa schifo, ci sono i professori che non sanno fare i professori. Stringete i denti, studiate il meglio che potete. È un consiglio banale, sì, mm, è un consiglio che, alla cui, la cui risposta è grazie a... Sì, sì, però non potete farci nient'altro, non è che potete cambiarlo, ok? Soprattutto se siete alla, a scuola, dal fatto che hai detto 5 e mezzo, mi aspetto Noemi che eh, tu stia parlando di scuole superiori non è che potete mandarli via, okay? quindi dovete stringere i denti ed essere più preparati possibile. Questi insegnanti imbecilli purtroppo ci sono, come ci sono gli imbecilli da tutte le parti. Eh, sì, ed è una cosa che pur più di starvi vicino e di dirvi studiate il meglio che potete, applicate un buon metodo di studio, applicate delle strategie eh, come quelle che vi dicevo di memoria per concentrarvi sul lessico, sulla sequenza, eccetera, più di questo non, non potete fare. Questa cosa succede con qualche materia nello specifico? No, no. Perché questa è una questione proprio di personalità, di carattere. Ci sono professori più cani di altri. Eh, per cui ci sono in ingegneria, come ci sono a medicina, come ci sono a diritto, come ci sono in, in giurisprudenza, come ci sono in lettere, come ci sono in storia. Ci sono I professori imbecilli sono dappertutto. Perché? Non perché i professori siano una categoria di imbecilli, ma perché gli imbecilli ci sono dappertutto in ogni campo. È eh, la famosa legge della stupidità umana. La, non so se ne ho mai parlato su questo canale, di quel libro meraviglioso di Carlo Cipolla. Vediamo che se, lo, se lo trovo. No, mi sa che non ce l'ho qui Mi sa che non ce l'ho qui Che è eh, Le leggi fondamentali della stupidità umana Aspetta un po' Ah, eccolo qua Eccolo qua, eccolo qua Questo librettino Che si chiama Allegro ma non troppo ehm, Contiene Il saggio Le leggi fondamentali della stupidità umana Aspettate che ve lo Vado a prendere È un libro che se non avete letto Dovete leggere Si legge in 5 minuti Le Leggi fondamentali della stupidità umana Eccolo qua Questo saggio E la legge numero uno è sempre ed inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui stupidi in circolazione. Questa è la, la prima legge fondamentale. La seconda legge fondamentale è la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della stessa persona. Il che significa che, mh, laureati o non laureati, biondi o mori, alti o bassi, grassi o magri, la percentuale degli stupidi è sempre. Costante ed è di più di quello che ti aspetti. Ecco. Quindi questo, è, questo libretto è un libretto ironico, ovviamente, ma è sorprendentemente accurato nella sua cosa. Comunque, un capolavoro è uscito la prima volta nel fa ridere, perché è vero. fa ridere perché è vero, poi ci sono tutti gli schemetti: perché poi ti spiega con tutti gli schemi cartesiani perché lo stupido è peggio del bandito, per esempio. No? Perché il bandito è colui il quale ruba agli altri per dare a se stesso, no? Quindi è una persona pessima. Ma lo stupido fa male agli altri e anche a se stesso, quindi è peggio. <ride> per cui, vabbè, sono tutta una cosa, un, un saggio veramente incredibile. Me la sono messa via, diceva Noemi. So che questa professoressa è un po' pazza, ma poco poco, ma vorrei comunque un consiglio. C'è qualcosa che posso fare per accontentarla? Devi soltanto cercare di imbroccare quello che a lei piace sentirsi dire. Oh ragazzi, um, lo scopo dello studente non è fare contento l'insegnante, ok? Non è um, Solleticare l'ego dell'insegnante. Detto questo... Detto questo, bisogna anche sopravvivere perché il muso duro, l'essere scontrosi, come dire, con l'insegnante, il dire no, io voglio fare può essere giusto, però strategicamente non vi porterà molto lontano. Ok? Quindi eh, purtroppo, dico purtroppo perché io credo che non dovrebbe essere così: lo studente nel sistema eh, italiano, ma anche all'estero, è un subordinato. Del, del, dell'insegnante dovrebbe essere alla pari per quanto mi riguarda ma è, è un subordinato come tale bisogna fare un po' un bu buon viso a cattivo gioco bisogna anche saper fare un po' di eh, ingoiare qualche rospo e, e trovare qualche strategia per cavarsela farei un video dove categorizzi tutti i tipi di docenti sarebbe divertente ci potrebbe stare dicendo come sono cosa vogliono dagli studenti come comportarsi sarebbe davvero utile dicevi tra studenti perché no Dario, sta... questa è la domanda per Dario. Dario, stai usando la telecamera con lo stabilizzatore? Io sento alcune volte l'audio più alto e alcune volte più basso e lontano. È perché mi giro, credo. Sì, penso che lui intendesse chiedermi se la sto utilizzando adesso e okay. volevo quasi rispondere: che se io riuscissi a tenerla così ferma così a lungo potrei vincere mister olimpia occhi chiusi ah, esattamente mm. e comunque abbiamo comprato un nuovo aggeggio che si chiama Ronin S qualcosa del genere che è uno stabilizzatore della videocamera per chi non lo sapesse perché vogliamo fare delle, ri delle riprese all'esterno mentre ci si muove e quindi è una roba motorizzata che tiene la camera ferma anche se la persona che la usa si muove in modo da poter fare delle inquadrature dei piani sequenza delle cose il fatto è che ci piacciono i giocattoli tecnologici, questo è il punto. Non basta dirgli che noi studenti possiamo esprimerci a modo nostro? Sì, basta dirglielo, però poi ti boccia. Mm. Cioè, un conto è il mondo reale, un conto è il mondo di quello che dovrebbe essere. Dovremmo essere in un mondo in cui l'insegnante addirittura premia chi ehm, si esprime a modo suo. Perché vuol dire che ha studiato in modo più profondo. Invece, non è sempre così. A volte è così, altre volte no. Come posso preparare al meglio per il Toll di ingegneria? Aspettate un attimo, Toll cosa significa? Test. Non lo so, non so cosa sia il TOL. ti dico la verità, questo, questo nome non mi dice niente. Andiamo a cercare: Toll ingegneria. No, 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 è no, il, il Toll. Ah, è una prova da missione. Ok, 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 è il test d'ingresso. Ok, perfetto. Non... Um, in che cosa consiste esattamente? Di solito i test di ingresso si preparano dando una maggiore rilevanza all'aspetto pratico, c'è cioè una parte di studio teorico chiaramente, poi si, ci si ammazza di esercizi pratici, um, per cui um, le materie di solito sono, sono quelle di logica, cultura generale e poi domande specifiche di materie attinenti al um, campo in cui si vuole andare a uh, frequentare l'università, la facoltà. No? Quindi fammi sapere magari quali sono le materie specifiche Edoardo così uh, lo vediamo insieme. Vittoria Phoenix diceva pappagallo, un altro pappagallo. Marchio registrato. Va bene. Chiara dice: Voglio farti una domanda che non è pertinente con questa live. Va bene, il bello è anche quello. Mi piacerebbe sapere come approcciare un testo in lingua inglese. Um, Chiara. Um, il fatto è questo, e questa è una risposta che potrà piacervi o non piacervi. Non c'è nessuna differenza tra leggere un libro in italiano e leggere un libro in inglese, se non che non sapete l'inglese. Cioè il punto è. Non è che tu approcci il libro in inglese in modo diverso, è che devi imparare l'inglese. Mm? Non so se mi spiego, cioè le, le tecniche di lettura efficace, per esempio, che io insegno eh, nel mio manuale gratuito Leggere per sapere che dovreste scaricare. Se non volete essere dei pappagalli, leggere per sapere. Um, le tecniche di schematizzazione, il metodo di studio, eccetera, eccetera, sono gli stessi, non cambia niente il fatto che sia in inglese. Tante volte mi dicono, devo dare un esame... In inglese cosa faccio? E eh, fai le stesse cose che faresti se fossi in italiano. L'unica differenza è che evidentemente non siete competenti in inglese. Allora quello che dovete fare è diventare più bravi in inglese prima. E mentre leggete il testo in inglese, mentre studiate eccetera eccetera, magari vi imparate parole nuove. Eh, imparate con le tecniche di memoria nuove parole. Fate esercizi di comunicazione. Eh, andate a vedere il mio video con Kaufman, il poliglotta internazionale, dove spiegava come leggere e ascoltare, immergersi nei contenuti, provare a comunicare, eccetera, sono il modo migliore per imparare una lingua. E quindi è questo il punto, quindi come si approccia un testo in lingua inglese, come approccereste un testo in lingua italiana, con la lettura efficace, ma devi essere competente in inglese prima. Quindi quello che ti consiglio è di tenerti un vocabolario, a questo punto virtuale, quello fisico ormai è un po' sorpassato, vicino, cercare le nuove parole e memorizzarle, e... Insieme alla lettura del tuo testo in inglese, cercare il più possibile di immergerti nella lingua inglese. E quindi ascoltare film in inglese, guardare video in inglese, parlare in inglese il più possibile, cercare di sforzarsi di comunicare, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la summa. Andrea dice: Studiando pedagogia al serale, mi sono accorto che i professori puntano sul nozionismo. Grande classico, lasciando allo studente il compito di autoimparare gli step di un metodo di studio, cosa non sempre realizzabile. Purtroppo è verissimo, Andrea. La scuola chiede che le persone sappiano delle cose, non chiede molto o non abbastanza, che le persone, uno, imparino a ragionarci su quelle cose, e due, non dà gli strumenti per capire come impararle quelle cose. Manca tutto l'aspetto di metodo di studio, non c'è la lezione di metodo di studio. Fate un po'... Salutiamo il pappagallo che passa per di qui. Non c'è, siamo una, una, una scuola di pappagalli, non c'è purtroppo l'ora di metodo di studio a scuola. E dovrebbe esserci. C Abbiamo l'ora di educazione fisica, perché non l'ora di educazione all'apprendimento? Perché non, non ci sono i fondi, perché non c'è la cultura, perché non, non, i professori non sono competenti per farlo, eccetera. E io ho sempre dei mixed feelings perché da un lato sono davvero 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 convinto che sono le scuole che dovrebbero fare questo lavoro dall'altro se le scuole facessero bene il loro lavoro io non avrei un lavoro questo è un'altra cosa importante da sottolineare però in realtà il sogno è che un giorno il sistema ADC chiaramente va a sopperire tutti i problemi della scuola tutti 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 anche il fatto che manca la cartigianica nei bagni um, a parte gli scherzi sogno il giorno in cui il metodo di studio sarà una materia curricolare una cosa che Sarà dappertutto, perché è solo così che davvero facciamo una rivoluzione a livello ehm, di apprendimento. Se no, imparare possiamo farlo tutti, insegnare no. Questa è un'ottima osservazione, l'insegnamento è un lavoro difficile, è un lavoro che richiede voglia, che richiede capacità, che richiede studio, allenamento. E non tutti hanno le capacità o il desiderio di farlo. Che software hai usato per fare il tuo sito? Eh, il mio sito è costruito su Kajabi, la piattaforma internazionale che ospita i videocorsi e che è... Estremamente, um, estremamente sicura, efficace, um, intuitiva eccetera e ci ho costruito tutto il mio sito Ho oh Marco Marco di Cuori che ha dato l'origine a questa live dice non so perché il mio commento lungo sia stato cancellato dalla live di Facebook. Comunque, volevo dire che il mio dubbio, come quello della ragazza del video di ieri, non era tanto questo di cui stai parlando ora, ma quello delle parole chiave e schematizzazione. Se non ti va di rispondere, no, no, non è che non mi va di rispondere, Marco, è che evidentemente avevo capito male. Fammi, fammi un attimo recuperare la cosa. Dice: In casi come questi, nel caso del prof, quindi che vuole il pappagallo, come ci si deve muovere nella ricerca delle parole chiave e dell'eschematizzazione? Um, ecco, ho risposto, però, in realtà, Marco. Ti devi segnare le parole chiave prediligendo nella presa degli appunti i termini specifici lessicali che dice il professore e segnandoti nello schema la sequenza con cui vengono disposti gli argomenti. L'idea di leggere, sottolineare intere frasi e ripeterle è comunque sempre sbagliata perché come dicevo all'inizio della live eh, non, non imparerai a memoria intere frasi su tutto un esame, è impossibile, non succederà mai. Per cui comunque ci deve essere un processo di selezione. Semplicemente devi prestare particolare attenzione a selezionare il lessico che ha usato il professore e selezionare la disposizione delle informazioni che ha dato il professore. Quindi, come dicevo, importante è anche seguire l'ordine temporale, cioè in che modo le ha dette, in che ordine le ha dette, cosa ha messo prima, cosa ha messo dopo, segnarsi tutte queste cose qui negli appunti, soprattutto, e poi andare a riportare la stessa cosa nel tuo schema. Ok? Quindi vediamo se ho perso altre cose. Ok. Mm, boh, sì, penso di aver risposto. Se poi hai degli altri dubbi, Marco spara lì pure sono qua apposta. Com'è la scuola superiore? Dice Andrew? In che senso? Com'è la scuola superiore? È bella, è difficile, è brutta, è facile, dipende da 200.000 fattori. Gabriele dice: Il mio prof voleva tutto imparato a memoria di una materia non sua. In che senso? Mi spiego. Lui faceva italiano, ci faceva le verifiche chiedendo cose su religione e musica. What? Sì, beh, ci sono professori simili. Sì. E. Oddio. Um, mi metti in difficoltà, perché l... un professore di questo genere l'unica risposta è mandare i genitori dal preside e chiedere che venga rimosso dall'incarico, cioè è un pirla, chi è questa persona? Boh, non so. Mm. Io uh, raccoglierei a questo punto le prove di questo. Perché i racconti dei ragazzi sono sempre esagerati. Mm? Io ho a che fare con ragazzi da decenni. Eh, e per i ragazzi a scuola, tutti i professori sono pazzi, tutti i professori sono matti, tutti i professori chiedono cose impossibili, tutti i professori chiedono cose che non avevano detto. È sempre così, raccogli le prove, hm? scriviti le domande che ci sono state nella verifica, scriviti le confrontali e poi si può ragionare. Non chiamarli cani, dice Vittoria, perché così offendi i cagnolini. Cani maledetti, eh, eh, sono citazioni, citazioni del grande Boris, la serie TV. Definitiva, dopo Boris è tutta noia. Insomma, forse solo Scrubs, Breaking Bad sono su quel livello lì. Um, lost Paolo dice: Ciao Ale, volevo sapere se il tuo metodo di studio è possibile impararlo prettamente tramite video su YouTube e poi in seguito ci si potrà assegnare sul tuo videocorso. Allora, questa è una domanda che ogni tanto viene fuori. Ho fatto anche un video che vi consiglio di andare a vedere che si chiama Quanto vale un videocorso? Dove ho spiegato questa cosa bene, ma in, per, per dirlo in due parole. Si può imparare da autodidatti e i miei video su YouTube sono un ottimo modo per imparare il metodo di studio, però non è la stessa cosa, perché non sono pensati per essere un corso coerente, non sono in ordine, non sono precisi, non sono uh, consecutivi, non sono approfonditi tanto quanto sarebbero nel corso, eccetera. Quindi tramite i miei video su YouTube, ma anche tramite Wikipedia, blog, cose, eccetera, potete imparare tantissimo sul metodo di studio, potete addirittura impararlo tutto il metodo di studio. Dopodiché.. È estremamente lungo e complesso. Come imparare da autodidatti la chitarra eh, è più difficile che impararlo con un maestro. Quindi il valore di un videocorso non è tanto nelle singole informazioni che dà, perché le informazioni potete accedere a qualunque informazione, basta googlare, eh, ma è nel modo in cui ve le dà, in cui le presenta, in cui le organizza, in cui le comunica, eccetera, eccetera. Quindi eh, imparare l'intero metodo di studio che io insegno dai miei video eh, su YouTube non so se sia possibile. Um, non, non, non mi sono neanche mai posto il problema di fare in modo che i miei video fossero completi al 100% perché per quello ci sono i miei corsi. Sicuramente si può molto molto migliorare il proprio metodo di studio con i miei video su YouTube, non c'è dubbio su questo. Dopodiché, è più lungo e più difficile di quanto non sia con il videocorso, del resto, altrimenti se non fosse così, eh, cosa ci starebbe a fare il corso completo? No? Eh, che senso avrebbe comprarlo? Ecco quindi e io devo tenere bene questa differenza. Non è che posso mettermi su YouTube a fare le lezioni in ordine come se fossero su un corso, perché altrimenti mi, mi rovino il lavoro. C'è cioè, una differenza. YouTube è divulgazione. Mm? Divulgazione sui temi del metodo di studio, e anche su altre cose. I videocorsi sono didattica. È, un, è proprio un mondo diverso. Il modo in cui spiego è diverso, è più accurato, è più preciso, è più lungo, è più approfondito. Sono più esempi. Cioè. È è un'altra cosa, sono proprio due cose diverse. Spero di averti. Il talk è molto semplice, dice Fabio. Bene. Perché la maggior parte delle persone che conosco pensa che il conservatore sia facile e per gente che non vuole studiare. Beh, forse Gabriele, perché non hanno mai preso in mano uno strumento, non lo so. Non so, perché sono degli scemi. Può darsi. Andrew, la scuola superiore, almeno nel mio caso, non è un inferno come lo descrivevano alle medie. Ovviamente non è una passeggiata, ma è normale, certo. Paolo, dell'uomo dice. Su, se, ho seguito su YouTube per circa due anni, durante la scuola serale ho imparato tantissimo, ma avevo sempre delle lacune che con il ragionamento non riuscivo a colmare, certo. Come si può preparare il test di ammissione a medicina? Paolo, come con tutti i test, si studia la parte teorica e poi ci si concentra moltissimo sull'esercizio. La parte più, più importante nella preparazione di questi test è proprio il testing, no? quindi allenarsi sulla stessa tipologia di performance che ci verrà richiesta. Dopo aver fatto la parte teorica, la parte teorica la affronti sempre con la lettura efficace, gli schemi e tutto il resto. Ok, io devo fare il test di professioni sanitarie, materie come biologia e chimica, aiuto, sempre lo stesso discorso Virgilio. Secondo te è utile lamentarsi della problematica del pappagallo nei questionari OPIS? Sì, sì, assolutamente. E il questionario di cui parla sono i, i, test, i questionari dove si valutano uh, la struttura, le materie, l'insegnante in, sono anonimi e... Um, vengono consegnati vengono fatte delle valutazioni degli insegnanti poi eh, si dice che vengano a volte buttati via senza leggerli eccetera però sicuramente quello è un buon luogo dove scrivere questa cosa del, del professore che pretende il pappagallo ok magari potete anche scriverlo così eh, se volevi dei pappagalli andavi allo zoo lo consiglio io lo firmate poi Alessandro De Congi no per favore per favore farei un video su come fare la scaletta di un tema ho fatto dei video sulla scrittura eh Gennaio 2020 ho fatto un video sulla scaletta di un tema quindi vai a, a recuperatelo um, nella playlist um, 3.0 lo trovi uh, in generale comunque ho dato degli, delle um, indicazioni specifiche su come fare il tema poi dipende da tema a tema chiaramente quindi. Così, però l'ho fatto, quindi vai a recuperarlo. A proposito di test d'ingresso, dice Vittoria, come posso approcciarmi e affrontare la parte di logica? Mm -hmm. Per alcune domande, per esempio quelle di continuità, logica numerica, eccetera, proprio non capisco il meccanismo. Il problema, Vittoria, è che il meccanismo è sempre diverso. È proprio qui che è il problema. I test di logica tu devi farne più, poss più possibile, cercare di ragionare su cosa ti ha fatto sbagliare, quindi per ogni domanda capire fare un ragionamento, poi capire dove l'hai sbagliato. E ci sono anche dei testi dove ti insegnano, ci sono dei testi di preparazione sul, sugli esami di logica, dove ti spiegano come approcciarli. Ecco, quindi questa potrebbe essere una cosa. In generale comunque i testi di logica sono una questione di tanto esercizio e tanta revisione dell'esercizio. Cioè, dopo che hai fatto l'esercizio e hai fatto giusto o hai fatto sbagliato, devi tornare indietro e ric ricostruire l'intero ragionamento per sapere... Perché hai fatto giusto o perché hai fatto sbagliato? Questo è fondamentale. Quindi non basta far giusto o far sbagliato e andare avanti con gli esercizi. Bisogna analizzare il ragionamento che ci sta dietro, perché solo così migliori. Ok? Quindi non, non fare solo gli esercizi, ma fai l'esercizio e poi stai lì. E finché non lo sai giustificare perfettamente, non sai spiegare perfettamente perché hai sbagliato e che cosa avresti dovuto pensare invece, e viceversa, perché hai fatto giusto, non vai avanti. Questo è l'atteggiamento giusto. Crescendo e osservando mi sono accorto che la maggior parte dei ragazzi considera lo studio una rottura principalmente per il fatto che devono fare contento l'insegnante, questo è vero. E in generale ci aggiungo che, al di là del professore che chiede i pappagalli che insomma, abbiamo detto, no, sapete che cosa ne penso, 9 volte su 10 quando il ragazzo odia lo studio è colpa dell'insegnante. Quasi sempre, non sempre, eh. ci sono anche i ragazzini che proprio non hanno voglia. Però la maggior parte delle volte è che l'insegnante non è riuscito a... Coinvolgere lo studente nella propria materia. Ciao, Matteo. Edoardo dice: Nel mio caso, le materie principali sono la matematica e la logica, ok? Fisica, inglese e cultura generale. Con le ultime non ho problemi, mentre con matematica fatico a ricordare tutte le formule. Consigli. Se il problema è ricordare le formule. Tecniche di memoria sono lì per te, quindi il corso mnemonica. Ma al di là del mio corso, ho fatto delle live su, dove spiego la conversione fonetica, dove spiego le basi delle tecniche di memoria, ho fatto dei video apposta. Vai a recuperarteli per la memorizzazione delle formule. Mh, le tecniche di memoria sono mh, fenomenali. Filoz dice: Ti seguo da poco. Mi sei subito piaciuto perché sei diretto e conciso. Grazie, grazie, Filoz. Um, io credo di avere un problema nell'imparare. Dopo un certo periodo inizio a dimenticare anche argomenti che mi interessano. Qualche consiglio, Filoz. Il tuo problema è sul lungo periodo ed è probabilmente sulle ripetizioni programmate, sul concetto di spacing, sul fatto di mh, ripassare in maniera efficiente. Probabilmente mh, tendi a ripassare quando ti sei già mezzo dimenticato le cose, poi le mandi avanti e spariscono. Ti consiglio di andare a vedere i miei video su come funziona lo spacing, su come funzionano le ripetizioni eh, programmate, ma in generale il mio consiglio è quello di creare dei ripassi molto rapidi, testing, quindi domande e risposte. E di farli periodicamente, ripassare tante volte, spesso a intervalli di tempo crescenti, ma questo va bene, ehm, nel modo però più rapido possibile, quindi con quiz di domanda-risposta, domanda domanda-risposta, domanda-risposta, così tieni fresche le informazioni, non ti puoi aspettare se non hai fatto una giusta eh, successione di ripassi, di ricordarti le cose a distanza di molto tempo, non succede. Eh, naturalmente, poi qui sei sul, sul mio canale e troverai un sacco di cose utili, quindi sei il benvenuto. Questo significa che vengono trasmessi dei valori sbagliati durante il percorso di crescita, questo purtroppo è vero. Vittoria dice, il mio professore di diritto civile ti fa superare l'esame solo se sai ragionare sulle cose. Oh, oh, un professore decente, anche se proposto in soluzioni diverse da quelle proposte da lui o dal libro, è un grande. Questo è ciò che dovrebbe essere un professore. Il professore dovrebbe valutare tre cose. Uno. Deve valutare che tu abbia appreso le nozioni di base. Per cui se c'è un termine tecnico, se c'è un articolo del codice nel caso del diritto civile, se c'è un... Sto studiando procedura civile, devo sapere le cose. Quindi questo è il primo, mi deve accertare questo. Due, il professore si deve accertare che quelle cose voi le sappiate ehm, esprimere. Ok? Perché ovviamente non basta saperle in teoria, dovete anche saperle applicare, quindi saperle spiegare, sapere, eccetera. Tre, il professore si deve accertare... Che voi sappiate maneggiare quelle informazioni, cioè le avete fatte vostre, potete ragionarci sopra, sapete fare collegamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, il professore parte dell'esame dovrebbe essere di ragionamento. Parte dell'esame dovrebbe essere: c'è cioè un caso specifico, fammi vedere come ragioni per risolverlo. Questo dovrebbe essere il, il, il test, non soltanto le nozioni. Le nozioni sono la prima cosa, ma poi ce ne sono altre da sapere. Quindi, il tuo professore di diritto civile è un grande. Andrea dice, nel corso ci sono vari file con esercizi e spunti per mettere in pratica quello che si impara in ogni lezione delle varie stanze. Certo, Andrea ovviamente è in sistema di C. C'è un altro musicista in live, cosa suoni? Io suono, eh, non parlava con me, però io sono malissimo, pochissimo la chitarra, so fare tre accordi, grazie a Francesco Rocco, il mio amico che ho ospitato anche in live, musicista straordinario, e io sono un suo pessimo allievo di chitarra, mi esercito una volta ogni sette, sette settimane, faccio schifo e, e vabbè. Un giorno mi metterò davvero sul serio. Clemente dice, quale libro consigli per capire l'uso delle parole? Urca, eh, dato che hai studiato linguistica, credo potrebbe essere utile capire le parole per migliorare il metodo di studio. In che senso migliorare l'uso delle parole, Clemente? Non voglio fare il linguista eh, pignolo, ma la tua domanda vuol dire tutto e vuol dire niente. Cioè, per capire l'uso delle parole, eh, tu quando studi... Studi un certo lessico specifico e impari ad usarlo, non c'è un libro che ti dica come usare le parole. Non, non riesco a capire bene, Clemente: no, l'etimologia non. l'etimologia, tra l'altro, è una cosa che va molto di moda. Uno dice: ah, questa parola vuol dire, ma l'etimologia ti dice soltanto il percorso che ha fatto un certo termine per arrivare a voler dire quello che vuol dire oggi. Ma per imparare a usare le parole c'è solo l'esercizio e lo studio contestuale all'argomento che stai affrontando. Quindi non, non, ho, non ho ben capito, Clemente. Magari se approfondisci quello che vuoi dire, magari riesco a darti un consiglio che, che sia utile. Marco dice: Non volevo dire, non volevi rispondermi, ho visto che ti era passato il commento e l'hai saltato. No, non spaventato dalla lunghezza, è che Marco, l'avevo già letto ieri e pensavo di aver risposto. Um, solo una capra, sono una capra in matematica, dice Marco. Secondo me, le formule andrebbero capite e non studiate a memoria. Certo, Marco. Attenzione però, attenzione. Quello che dice è giustissimo. Lo davo per scontato e ho sbagliato a dare per scontato, quindi hai fatto bene a dirlo Marco. La memoria, le tecniche di memoria, vengono sempre dopo la comprensione. Cioè quando io dico devi imparare a memoria la formula, non voglio dire che la devi imparare a memoria e basta, la devi prima capire. Le tecniche di memoria funzionano male se prima tu non ci hai dedicato del tempo alla comprensione, perché io con la tecnica di memoria posso imparare a memoria la, la sbobba di, ehm, di formula ma mi serve a poco per risolvere l'esercizio. Io devo aver capito. Quindi, le tecniche di memoria non sostituiscono il ragionamento. Supportano il ragionamento. Cioè tu prima capisci come funziona la formula, capisci ogni singolo passaggio, capisci cosa c'è dietro, a cosa si riferisce, eccetera, eccetera. E poi la mandi anche a memoria. Così, non solo l'hai capita, ma la sai anche recuperare perfetta in un attimo e non ti sbagli. Capito cosa voglio dire? Memoria senza comprensione non serve a niente. È proprio questo che stiamo dicendo in questa live. Stiamo dicendo che il pappagallo è sbagliato, che a volte ci tocca, in qualche modo.. Ciao pappagallo! Eh, in, in qualche modo ogni tanto ci tocca trovare delle strategie per somigliare a un pappagallo a sufficienza da passare l'esame. Ma non è mai il nostro scopo nel, nel, nello studio. Il nostro scopo nello studio è sempre sapere, davvero capire cosa c'è dietro. Hm? Quindi il, le tattiche pappagallesche che sto cercando di spiegarvi per questa live sono tattiche superficiali, cioè... Sono tattiche da, sono, È un vestito da mettere alla vostra comprensione. Comprendete. Poi, sapendo che il vostro professore vuole il pappagallo, vi, vesti, vi travestite da pappagallo. Ma non siete dei pappagalli. Ecco, ho trovato la metafora. Voi non dovete essere dei pappagalli, dovete, quando è necessario, travestirvi da pappagalli. Mettete un po' di piume colorate addosso, ma sotto siete ancora degli esseri umani e avete ancora compreso. Ecco. Per materie come latino, grammatica e storia, consigli le mappe mentali Um, per storia, sì. Anche se le accompagnerei con la linea del tempo: per latino e grammatica, no. Per latino e grammatica, io farei proprio vere e proprie tabelle. Per studiare la grammatica, la mappa mentale è dispersiva, la grammatica è una materia estremamente tecnica, ipertecnica, molto più simile alla matematica che non alla storia. Um, quindi farei proprio tabelle, schemi lineari e tabelle. Vedi, vedi il video sul Pakrar per avere un buon ricordo a lungo termine, certo. Io mi trovo molto bene, dice Benedetta, nei compiti scritti. Riesco a scrivere in maniera matura, ma in un'interrogazione spesso non trovo le parole e non so bene come fare. Benedetta è tutta una questione di allenamento. Se il tuo problema è l'esposizione, è sull'esposizione che devi battere. Quindi ti registri, ti metti davanti a un, uh, uno specchio, ti prendi davanti a una persona, eccetera, e provi. Provi, 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 provi. Lo, lo racconto sempre. Io parlo davanti a una telecamera per vivere. Uh, non ho cominciato sapendolo fare. Ho imparato a farlo. Facendolo, provando, 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 imitando gente che lo sapeva fare, eccetera. Lo stesso dovete fare voi. Se, è benedetta, in interrogazione ti blocchi, se sei insicura, se non riesci, non sai come fare, simula questo contesto e prova ad abituarti adesso. Quindi fai delle prove. Leggendo dei libri velocemente senza leggere dei libri velocemente senza dimenticarsi è possibile? No. Uh, vai a vederti, Alberto, il mio video sulla la verità sulla lettura veloce della playlist 2.0. È ancora oggi uno dei video più importanti che io abbia fatto sul canale. Davvero molto importante, andatevelo a vedere. E poi leggiti: Leggere per sapere, che è il mio manuale gratuito di lettura efficace, che ti spiegherà, Alberto, cosa vuol dire leggere e cosa no. Arianna dice: Flavio, le materie di cui parli sono in, sono in primis molto diverse tra di loro. In secondo luogo, la tipologia di schema. Sì, ok, le aveva risposto. Vogliamo sentire come suoni? No, non volete farlo. Pensate di volerlo fare, ma vi sbagliate. La lettura veloce non esiste esatto. Altro che Sidis, noi abbiamo gli Angela, Albertone e Pierone nazionali. L'ho detto tante volte. Nel mio mondo ideale, Piero Angela è il presidente della Repubblica, Alberto Angela è il presidente del Consiglio. E via. Massimo Polidoro, ministro del mistero. Nuovo ministero del. <ride> così. Vanni De Luca, ministro della memoria e Dario ministro del videomaking eh, sarebbe un governo bellissimo Manderebbe a piccolo Italia nel giro di 15 minuti ma ci divertiremo un sacco Arianna dice Flavio la materia è una materia tecnica ma per i mentali non penso vadano bene Arianna ci avevi preso io credo che anche il latino essendo molto legato alla grammatica esatto quando ci sarà lo scontro tra te e il metro universitario mai mai eh, perché ci sia uno scontro ci deve essere quantomeno una somiglianza di livello Bam! Così, l'ho buttata lì. Uh, non mi metto a fare scontri di nessun genere, non ne vale la pena. E mi sembra che sia proprio al di sotto del mio livello fare questo genere di cose. Bene, quindi la, anche il momento ego l'abbiamo messo. Però ci, ci, ci tenevo davvero a fare lo sborone. Allora, ragazzi, quindi uh, per riassumere, perché abbiamo visto la fine. Commento irrilevante per non far concludere la live, no, Anton, non fare il commento irrilevante. <ride> Siamo a un'ora. Uh, riusciamo a chiudere prima di un'ora oggi? C'è, abbiamo il pappagallo qua, eccolo là, che ci saluta, pappagallesco. Um, riusciamo a concludere prima di un'ora? No, perché c'è una nuova domanda. Bisognerebbe applicare i concetti di leggere per sapere per ogni lettura che facciamo? Uh, per ogni lettura di studio, ogni lettura informativa, ogni lettura divulgativa, ogni lettura um, il cui scopo è insegnarti delle informazioni. Uh, per la lettura di piacere, no. Anche perché è impossibile. Leggere un romanzo in lettura efficace fa schifo. Una roba, è un'esperienza drammatica, quindi non lo fate perché è eh, orrendo, rovina tutto il bello del romanzo. Quindi assolutamente. No. Io ci ho provato una volta ed è un disastro. Su un racconto l'ho fatto. Vabbè. Comunque, per riassumere. I professori che chiedono il pappagallo sono degli imbecilli. Cosa facciamo per affrontarli? Prima di tutto eh, ci assicuriamo di andare a lezione e di prendere appunti nella maniera corretta oltre a prendere appunti nella maniera corretta, ci segniamo il lessico specifico che usano e la sequenza, l'ordine con cui esprimono le informazioni. Il secondo step è capire in che senso vogliono il pappagallo. Lo vogliono perché sono degli egomaniaci e quindi perché è una questione di soddisfazione personale o lo vogliono perché sono dei rappresentanti di una certa teoria, di una certa ipotesi, di una certa branca della loro materia, una certa posizione specifica. Se sono dei rappresentanti di una posizione specifica non soltanto ci limitiamo a dire quella posizione specifica ma un'ottima strategia è mostrare che si conoscono anche le altre posizioni e che comunque la loro è la migliore, va bene? Se invece sono egomaniaci ci, ci, ci concentriamo sul creare schemi e ehm, appunti che si basino proprio sul lessico specifico, trattiamo le parole specifiche come se fossero dei dettagli tecnici e dunque le memorizziamo e grazie alla tecnica dei loci del palazzo della memoria ci impariamo anche gli step del discorsetto che dovremo fare tutto questo sapendo a monte che noi non siamo dei pappagalli ma ci vestiamo da pappagalli in quell'occasione specifica se non vogliamo fare tutto questo avete tutta la mia stima dobbiamo essere pronti al fatto che la nostra preparazione deve essere solida a livello granitico e che potremmo rischiare di prendere qualche voto un po' più basso. Ecco, questo è il riassuntino di quello che volevo dirvi oggi, molto veloce. Uh, C'è Marco che ci saluta. Grande Marcone, ci ripeti il nome del libretto con il saggio sugli imbecilli. Eccolo qua. Allegro, ma non troppo. Di cipolla, ci sono due saggi. È troppo piccolo, non riesco a farlo girare. Ok, vediamo. Ah, ma è cascato. Vediamo un po'. Eccolo qui. Ehm um... Ci sono due saggi dentro, uno sulle spezie, ehm, il vino e la lana nel Medioevo, una cosa particolare, e poi le leggi fondamentali della stupidità umana. Libretto fondamentale, bisogna averlo, bisogna averlo letto. Si, eh, dunque, pa, 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 pa. Arturo dice, si può considerare ancora utile per lo studente il modo di fare esami? Unico incontro con il prof come avviene nell'università italiana, il sistema anglosassone sarebbe una soluzione? In realtà um, sì, il sistema anglosassone ha dei pregi e anche dei difetti, um, di sicuro il colloquio unico, one shot, orale così, ha dei limiti. È molto complicato, però, sono sistemi molto complessi e ogni volta che andiamo a toccare questi sistemi rischiamo di avere delle conseguenze negative che non ci aspettiamo, ecco, quindi bisogna stare attenti, ecco. In generale non sono un super fan della modalità d'esame che abbiamo in Italia, non sono un super fan neanche del concetto di esame a dirla tutta di, e di voto, però non è neanche un dramma, cioè dipende molto da come il professore lo affronta, quindi. Eh, fatemi sapere qui sotto, naturalmente, le vostre esperienze con i professori allevatori di pappagalli, fatemi sapere che cosa ne pensate, mettete il mi piace adesso, eh, iscrivetevi al canale, suonate la campanella, tutto uh, quello che sapete condividete, noi ci rivediamo domani per il prossimo video, i pappagalli appaiono, fammi apparire tutti i pappagalli possibili del mondo, Dario, così salutiamo così. Ecco bene, bene 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 così, una, una live trescissima, io sono stato contento di essere con voi, noi ci rivediamo martedì prossimo sempre alle 14 per il nostro ADC live e tutti i giorni per il nostro appuntamento quotidiano di, di ADC sui vari social. Ieri è uscito un bel video di divulgazione sull'intelligenza, andatevelo a vedere sul mio canale, un video denso, cattivo ma eh, importante. A Dici la tocca pianissimo, diceva Lucia, sì, dai, ho fatto un po, di, così, un po' di dissing che male non fa. Ci rivediamo domani, grazie ancora, a presto.